rischio usura in Veneto esiste, anche se le denunce sono infinitesimali. Per gli imprenditori in difficoltà esistono delle soluzioni alternative alla illegalità, ma deve cambiare l'approccio culturale. Il Ministero dell'Interno sta definendo un accordo quadro con il quale le prefetture potranno stilare un protocollo di prevenzione al fenomeno dell'usura e dell'estorsione. Delle soluzioni possibili si è parlato durante la seconda giornata di studio organizzata a Mestre dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo attraverso l'albo di gestori ambientali. Manca forse poi quel collegamento semplice e dove si dica che non è una vera denuncia con le forze dell'ordine, che dovrebbero capire che anche se è stato messo in questo momento un passo fuori dalla linea bianca è un passo che in qualche modo si può riportare all'interno e quindi senza dover andare nell'illegalità, e quindi in quel momento più che un'azione giudiziaria sarebbe un'azione veramente di conforto e collaborativa per dare le giuste indicazioni, perché una delle cose principali dell'impresa, una volta che prende un cammino, diciamo così, dell'illegalità e vuole ritornare indietro, vuole denunciare, è stato detto anche l'altra volta, è la solitudine e poi le risposte non rapide, si sentono un po' abbandonati. Chi denuncia però può accedere ai mutui a tasso zero del Fondo di Solidarietà che eroga il Comitato della Commissione Nazionale Antiracket ed Usura. Importante la circostanza che delibera anche su istanze di mutuo, proprio per coloro che hanno denunciato e hanno fatto istanza di accesso al fondo. Questo mutuo è ovviamente a tasso zero, quindi senza interessi, e viene concesso per un periodo di 10 anni. Ovviamente dietro presentazione di un progetto da parte della vittima, un progetto di reinserimento nell'economia legale. Ma spesso questo strumento viene utilizzato solo per ottenere la sospensione dei pagamenti, facendone un uso improprio. Non si arriva mai all'elargizione in questa maniera, perché quello che interessa al soggetto è soltanto avere la dilazione, la proroga dei termini o la sospensione dei termini. Ecco. E questo è un modo non corretto di utilizzare degli strumenti normativi. C'è un atteggiamento di paura, c'è un atteggiamento di vergogna. A volte lo stesso usurato non è completamente esente da responsabilità per come sono andate le cose, per quello che è successo. Quindi non va a denunciare con la possibilità poi che si scopra che lui ha delle responsabilità. Le norme sempre più rigide per l'accesso al credito bancario non aiutano le imprese in crisi, per le quali un'ancora deve essere rappresentata dai Confidi. L'intervento del Confidi potrebbe essere questo, l'intervento delle associazioni di categorie deve essere questo, cioè bisogna fare cultura finanziaria e creditizia per aiutare le imprese a rimanere sulla strada. Poi un altro discorso che anche oggi è stato affrontato, veloci nel rispondere, perché quando non si è veloci nel rispondere, il dilatare la risposta fa sì che l'imprenditore a volte si sfiduci e apra la porta probabilmente ad altri che non sono gli interventi legali. Noi lo diciamo sempre, i soldi te li deve dare la banca, è la banca che è deputata a dare il denaro. Se non ce la fai, vieni qua che vediamo di trovare la strada. Fondamentale il ruolo delle associazioni come soggetti intermediari per contrastare l'illegalità. Esiste la piattaforma REX che elabora i dati del registro delle imprese della Camera di Commercio messi a disposizione della Guardia di Finanza, ma c'è anche una nuova normativa per la prevenzione della crisi d'impresa. Presso le Camere ci sarà una commissione che designerà un esperto a cui l'imprenditore in difficoltà o che ha degli elementi per capire l'arrivo delle difficoltà a breve, l'esperto aiuterà l'imprenditore a risolverlo, aiuterà a trovare delle soluzioni per evitare la crisi d'impresa. Questo dovrebbe evitare appunto il baratro nel quale sta per cadere l'impresa. È chiaro che l'esperto può dare tutto il suo aiuto all'imprenditore laddove l'imprenditore creda in questo nuovo strumento e si affidi completamente a lui per trovare delle soluzioni. L'usura è un fenomeno veramente delicato e nascosto, non viene denunciato, però è un indice della presenza delle organizzazioni criminali sul nostro territorio, quello sì.